Vagari tremate. Oggi il cavaliere Don Parodi, sicuro della qualità della Golf, ha portato all'interno del programma, sì, una delle principali antagoniste. Eccola qui, l'anti-Golf, la Ford Focus ST-Line. Ovviamente questa non è la Focus RS, questa è il 1500 diesel a 120 cavalli. E quindi tentiamo di paragonarla anche un po' alla Golf 1600 diesel. Ok, innanzitutto parliamo dell'estetica di questa macchina. Sicuramente è un'auto sincera, perché la griglia a nido d'ape finalmente è vera e fa vedere anche tutta la poderosità di questo massiccio radiatore. L'estetica, vabbè, lo sapete, è opinabile e poi per noi non è che sia così tanto importante, però devo essere sincero, è bella. Bella è bella, non posso dire niente. È bella in generale, soprattutto perché ha questa questa parvenza di tondosità unita. Comunque ha un'auto aggressiva e spigolosa. Sono riusciti a fare un lavoro che io posso definire solo con una parola: delizioso. Soprattutto perché guarda l'alettone, che tocco gli dà. È vero, lo spoiler la cambia radicalmente dietro. Cioè è una cazzo di 1600. Sì, vabbè. Noto che è in plasticaccia, però la qualità lascia forse un po' di desiderare rispetto alle Volkswagen, no? Touché. Però comunque no, parti c'è scherzi, da dire, esteticamente questo alettone rende tanto. E se apriamo il portabagagli, beh, bel vano bagagli. Bel vano bagagli, però bagagli. Si nota qualche difetto, come ad esempio questa paraurtosità eccessiva, questa zona vano di carico un pochettino che sembra un po' a perderci le cose, dai, magari. Questo è un difetto anche della Golf. Ma purtroppo i portabagagli sono tutti così. Sembra capiente, però non so se una tavola da snowboard ci sta comoda. Però guarda che figo le maniglie. Quello è veramente questo è tecnico. Bello, questo è tecnico. Non mi piace il faro che arriva fin qua, dire. Un po' lungo forse. Un po' lungo, poi questo qua è il tappo della benzina. Vabbè, dai, che bello. Della benzina del diesel. Vabbè, sì. Guarda che roba. È direttamente così senza svitare. Ah, mica, non devi neanche togliere non la chiave. Non sembrano scemi, ma non sono bello, furbi. E adesso vediamo se gli interni sono all'altezza delle stupide bug. Del marchio Volkswagen. Consideriamo che questa è un 2018, quindi se andiamo a paragonare alla Golf 7,5, diciamo che io ci sono salito e posso dire che è nettamente superiore, sia come qualità che come design. La Golf o la Focus? La Golf, 7,5. Non dimentichiamo il cruscotto tutto in digitale con 1000 opzioni regolabili, lo schermo nettamente più grosso di questo. Questa plancia qua cosa mi significa? È un po' troppo grossa. Cosa mi sta, praticamente mi mangia spazio, la plancia tra un po' mi arriva qua. Hai ragione, poi c'è sta tetta qua. Qui non ha molto senso, capisci che su quel lato lì la Golf sicuramente la 7,5 è bellina. Però la sensazione che ho io adesso che sono seduto alla guida mi dà la sensazione di essere su un'auto sportiva. Sì. Cioè, non so come dire, se mi siedo sulla Golf sono su un'auto che so che è l'auto perfetta. Perché la Golf, mi duole ammetterlo, ma è l'auto perfetta. Però ti fa stare male, non lo so, mi fa sentire male. Mentre qui comunque respiro ancora un po' di ignoranza, vecchio stile. Mi sento, vabbè, a parte quanto sono terribili i comandi messi lassù, veramente orribili. Sì, la tecnologia obiettivamente è davvero retrograda di questa... Considerando che è un 2018. Sì, ad interni decisamente brutti. Beh, io non so che dire. Comunque, in modo... Finché sono stato fuori... Comunque devo dire la mia, adesso obiettivamente facciamo un discorso imparziale, giusto, è una bella macchina. Anche perché comunque parliamo di macchine già di un altro livello rispetto a quello che siamo abituati a vedere, è completamente un'altra macchina ed è molto bella ovviamente, nel generico. Poi se tu me la paragoni con un 7,5, vabbè, che vuoi che ti dica, poi sono anche di parte, lo sai. Facciamo l'ultima prova? Facciamo che prova. Non c'è molto da dire.
Beh, però dai, almeno in più ha sta cosa che puoi metterci il polso. Ah, ah, eh? Dai, sì. Ok, ecco cosa serve la tetta. Vai a fare il culo. Hanno speso 50.000 ecco euro. A cosa serve la tetta? Perché effettivamente quando tu vai a scrivere sul touch, sì, ti ingarbugli a cazzo, no? Io no. Vabbè, ma perché io sì. Vabbè. E allora se tu hai questo poggiacoso, ti trovi meglio. Eh beh, almeno non... Cioè, poi lo cioè, proviamo. Quando andiamo quello, quello proviamo, quello proviamo. Vediamo se almeno dietro è comoda. Proviamo. Anche dietro avrei da ridire. Il tetto è nero, dai, fatto bene, luci, ok, ci sono. Ma non c'è neanche una presa USB. È un'auto da 32.000 euro. E non ci sono neanche i bocchettoni dell'aria. Pensa che nella Golf 6 ci sono. È un'auto da 32.000 euro. Ah, sì. E in 5 si sta decisamente scomodi. Sì. Anche perché c'è il tunnel centrale. Che ce l'hai proprio in mezzo, lo ti taglia un mucchio di spazio. Che questa, vabbè, è trazione anteriore, ma il tunnel centrale qua presumo sia stato ideato per la trazione integrale. Sì, visto che il motore è infatti. E in più il piede non ci sta. Cioè, guarda. Samuele, non preoccuparti, non tutte le ciambelle escono col buco. E dopo questa frase io direi che è ora di andarla a guidare, se almeno trasmette qualcosa. No, nella guida. Nella guida. Ora siamo fortunati perché non solo abbiamo una versione comparabile praticamente, sì, perché, con la Golf, sì, ma abbiamo anche il DSG, finto DSG. No, non è DSG, è il cambio automatico. È finto DSG. Che possiamo paragonare a quello della Golf, ovvero ai DSG. Al cambio migliore che c'è. Anche secondo me è il cambio migliore che c'è. Però proviamo, proviamo. Dai, sono curioso, ok? Allora, cominciamo con... Allora, aspetta, ci stiamo dimenticando. Posizione di guida. Bella sta cosa che... è bello, cazzo. Torna da solo. Innanzitutto devo subito... Adesso abbiamo il cambio in D. E subito mi piacerebbe... Mi sarebbe piaciuto poter dire che sento comunque la macchina che fa quello che dovrebbe fare. In realtà mi dispiace dover dire il contrario, perché la sento come se avesse troppe marce. Non la senti? Sì. È lunga, per esempio. Come se stesse... È lunga, che non c'ha abbastanza potenza per starci dietro, dai. No, non potenza, come, morto, come se stessimo già in quinta. Che... bravo. Satura subito, il turbo satura subito. Satura subito, bravissimo. E quindi non mi sta dando una buona impressione in D per ora. Adesso qui, mettiamo in S. Minchia, che palle che si spegne su start and stop. Ora siamo in S. Vediamo se almeno soddisfa. È più reattiva. Più della Golf. Pedale, più sensibile. La sto usato. Sì, mica. Cioè, ci mette un quarto d'ora prima di cambiare. Sì, Satura, te l'ho detto. E cazzo c'ha, mica? Si imbarca più del mio BMW. Sì. Tra l'altro, non ha neanche le magnetic ride come la Golf. Che ce le hai? Però, senti. Minchia. Si è imbarcata, dio. Mi sei su una nave, vedi. Dovrei stare su un traghetto a un certo punto. Vabbè, ma non è fatta per fare queste cose, ST-Line. Ma ST è solo l'estetica. Sì, bravo. Ma solo lì dovrebbero metterla, sì, però. Sì, è solo estetica. Vabbè, ma nasce con questa premessa, infatti. Sì, vabbè, ma che ridere. Tra l'altro, non sai neanche. Tra l'altro, sai come. Che non è puoi come scegliere. La... Però, che morbido il volante. Il volante è morbido, sì. Non è come. Mamma mia, che incerto. Porca puttana. E qua ti devo dire che la GTD invece è molto più stabile e precisa. E c'è il suo bellino DSG carino, che puoi decidere se cambiare da qua o puoi decidere ma se... Ma infatti adesso come faccio a sapere se sto cambiando, se sto usando le palette o se devo usare il cambio? Ma da quel che ho capito a grandi linee, se tu la metti in S e cambi per un po' rimane con la cambiata che dai tu. Poi dopo entra in asse automatico. Partiamo. Ecco qua le palettine. Sentiamo subito la saturazione, mica la cambiata brutta che non mi no, però come cambia è fluido, Sì, è fluido. La cambiata è fluida. Il problema è che è gestita male. Peggio del DSG. Sì, beh, il DSG infatti per ora è il cambio indiscusso, Se tu consideri che le Lamborghini e le R8 montano quel cambio. Cioè, se no ci montavano questo, O comunque l'avrebbero cambiato. Poi questo qua cos'è? 6 o 7 marce? 6 marce. 6 marce. Benino, il nuovo DSG 7 marce. Quello è nuovo, è Belin, è tutta un'altra cosa, Niente, io vorrei parlare un piccolo approfondimento sul quadro che... Vediamo se funziona questa cosa. Guarda un po' questa cosa qua, sì. Sì, beh, dai. Abbastanza intuitivo. Vabbè, che sei intuitivo,
quindi sentila come va dritta, sentila come va dritta e poi si traversa. Da questo però mi è piaciuto che scura non è una brutta cosa. No, guardati che siamo sul viscido, da lo so, vai tanto, sei tu che apri il portafoglio e si rompe. Cazzo me ne frega, lo sponsor. Attenzione, sul rettilineo si fa sentire il 1500 con 120 cavalli 90 all'ora, 93 all'ora, il 308 va così piano. Vabbè, è una macchina da considerarsi, diciamo, è idonea a diverse situazioni. Non è una macchina per correre in sé, non è la classica macchinetta per fare la spesa, è un'unione di queste due cose, però è un po', diciamo, sottotono. È un sottotono ed è una, mi spiace dire qua, ma Samuele non m'hai convinto. Non mi sono convinto da solo. Io stavo per fama e invece però dai, l'unica cosa veramente positiva è questa tetta che alla fine si è rivelata utile. Perché bene o male, se io ho bisogno di schiacciare qualcosa non ho la mano che sì, che sì, perché con le vibrazioni normali, ma fortunatamente hanno avuto una bella idea, assolutamente da dire su sta cosa. A me piace un sacco la retrocamera dietro, che ti dà addirittura anche dove, girando lo sterzo, dove andrei a finire con la macchina, in più con l'aiuto dei sensori di parcheggio. Questa è una cosa molto utile, perché hai fatto bene. Solitamente sì, ci provano le case automobilistiche a farlo così bene, non l'ho mai visto. Io l'ho visto, sai dove ho fatto veramente bene così? Io ho fatto veramente bene così, l'ho visto sulla Golf 7 GTD del 2016. Che l'avevamo provata. Comunque hai continuato a rompere il cazzo con ste Golf. Basta. Purtroppo. Ma cosa ci possiamo fare se ne facciamo bene? Cioè, scusa. Comunque nel complesso. Ah, un portabicchieri. C'era anche la Golf. Ti dirò di più. C'è anche la Golf, hai rotto il cazzo. E ti dirò di più, la Golf c'ha anche l'apri in bottiglia. Ne ha due. Due? Anche la Golf da due. Ah, ma devo schiacciare. E c'era anche dietro la Golf, volendo, che escono stack tac e c'erano altri due dietro. Blink e Claxon, poderoso! Bello il Claxon. Comunque, cioè, la Ford sarebbe da comprare esclusivamente per sta tetta. Sì, cioè... Abbiamo fatto una prova di 3 ore per scoprire che alla fine l'unica cosa che abbiamo fatto di bello su questa versione è la tetta. La tetta è l'estetica. L'estetica è bellina, mi piace un sacco, no, non posso dire più un cazzo. È una macchina del 2018 che col 2018 c'entra veramente poco. Sì, sembra più una macchina del 2014-2013. Io la paragonerei alla 1 come, sì, come cosa, tecnologia. Come tecnologia la paragonerei alla 1, però la 1 è un 2012-2013. Sì, esatto, cioè, ci hanno proprio tenuto poco. Sono rimasti indietro. Beh, da. Scusa. Purtroppo pensavo che tu avessi portato veramente l'antibug. E sai, io odio le bug. Quindi ci speravi. Non tutte, ovviamente, perché se parliamo di Cupra mi piace. O se parliamo di Golf, io la odio. Ma è l'unica auto che mi comprerei se dovessi comprare un'auto nuova. E pensavo finalmente di aver trovato la vera possibile sostituta. In realtà, purtroppo, non è la Ford Focus ST-Line quella che potrebbe veramente essere l'antibug. Quindi da a te l'onore, l'etichetta è tutta tua. Dichiaro ufficialmente l'etichetta di questa Ford ST-Line, ovvero vorrei essere una Golf. Complimenti. Grazie. Oddio, che bella! Bellissima, guarda, è passata una Golf! persino quella lì, guarda! Sì, mi sa di sì.